Ehi, la ciurma! Io sono Alzatessa e benvenuti in questo nuovo episodio di Mindtest Ita! E ci eravamo lasciati, in realtà, praticamente nello stesso identico punto dove mi trovate ora. Se avete seguito un minimo il... No, credo di non aver scritto un Kaiser da nessuna parte, ma sono straimpegnato in questo periodo per questioni scolastiche e... Quindi non ho avuto granché tempo di farmare, di costruire la farm di mossi cobblestone, eccetera, eccetera. Quindi I'm so sorry about that, but eccoci qua. Siamo di nuovo qui. Chi l'avrebbe mai detto? Abbiamo bisogno di un'infinità di roba. Tra l'altro, aspettate un attimo che devo togliere l'audio di qua perché se no lo sentite poi doppio e non ne vale la pena. Però devo alzarmi un po' le cuffie. Mannaggia la miseria, mannaggia. Però non volevo farvi mancare l'episodio di Mindtest per questo giro. Allora ho detto, vabbè, lanciamoci all'avventura che adesso si va e boh. Allora. Prendiamo un attimo di nuovo l'ascensore per tornare nella parte della cantina che avevamo scavato nella scorsa volta. Non avevo messo... Non, perché non avevo messo l'acqua? Ah no, ok, non avevo messo l'acqua perché dicevo, se per caso questo è già mosso in cobblestone, è un macello poi per il node activator, eccetera, eccetera. Allora, quindi abbiamo bisogno di... Chest, ne basta una qua. E quello non è un problema. No, non ne ho dietro, però vabbè, non è un problema. Una chest ce l'abbiamo. Abbiamo bisogno di numero 6 node detector, numero 6 block breaker, numero 6 deployer, che però in realtà non sono così complessi da fare, quindi direi che possiamo anche farli ora, adesso al volo e sì, questo è solo quello che abbiamo bisogno. Il mese con non è un problema, ormai visto che abbiamo tutto questo mese. Allora, vediamo innanzitutto se abbiamo node detector. No, abbiamo dei deployer. No, abbiamo dei node breaker. Non abbiamo un Kaiser, abbiamo dei pistoni però. E questi sono sempre buoni. Sono delle cose buone e delle cose anche giuste. Perché se sono buoni, di solito sono anche giuste. Però andiamo e ci lanciamo proprio di peso, prepotentemente con un node detector che ormai sapete anche raccontarmi a memoria, visto che voi siete furbi, ma io sono stupido e queste cose non le ricordo proprio mai. Quindi abbiamo bisogno di 6.000 di iron e 6 Lualua controller. 6x4, 24 ci sta. E 6 per no, sei, non è 6x4 perché ce ne danno 2, quindi 6x2 fa 12 a casa mia e spero anche a casa vostra perché altrimenti siamo nei guai. 12, quindi 12 per... Ah, questo però, quindi dobbiamo... 12 diviso 4 fa 3, 3 per 3 fa 9 e 3 per 1 fa 3, quindi allora 1, 2, 3. Mettiamo a cuocere tra l'altro un po' di iron che poi andremo a collezionare nel prossimo episodio probabilmente. Attiviamo un po' questo perché c'è bisogno di un po' di energia. Fornace, mettiamo a cuocere questo. Abbiamo bisogno, abbiamo detto, di 9 di sabbia e per questo non abbiamo problemi visto che siamo pieni di sandstone. Allora facciamo... 9 e ci siamo, quindi fai all. Ok, 12, quindi così, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e 1, 2, 3. 6, perfetto, e 6 ci servivano e 6 ci sono. Adesso avrò bisogno di un pochettino di ferruzio, di ferruccio dei Bartoli. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, come le cose che piacciono a me. No, in realtà no, quelle sono 3. E papapero, 6, 6 e 6, sappiamo contare. No, in realtà no, perché c'è scritto, altrimenti non ci saremmo mai arrivati. Ed ecco qua.
Ora ci manca solo più il node breaker, che non dovrebbe essere troppo un problema perché la parte complicata è il pistone, se non ricordo male, che abbiamo già. E sei... Oh, oddio, quando c'è questa parte con le mese pickaxe. Allora, per fortuna che la scorsa volta ho deciso di fare 1000 pistoni, perché ho detto tanti pistoni servono sempre ed ora infatti abbiamo bisogno dei pistoni. 6 per 3, 18. Ok, quindi 18 ne abbiamo. Questi ne abbiamo della stone. Forse non abbiamo stone. No, c'è. Stavo scherzando. E del legno, abbiamo del legno. Non abbiamo molto legno. Bisogna creare un po' più di legno. Tipo 4x4, 16. Allora, iniziamo così. 1, 2, 1. Poi, no, devo iniziare con i picconi di mese, effettivamente. Allora, uno lo mettiamo qua e uno lo mettiamo là. Poi abbiamo detto pistone, mese, stone. Legno, e uno è andato. Poi abbiamo bisogno di un altro picconhouse. Potevo anche evitare di toglierli quelli, visto che ne avevo fatti due per, proprio per non dover fare così. E invece poi l'ho fatto lo stesso perché sono scemo io. Ok, e due ci sono. Poi andiamo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. E facciamo 1, 2, 1, 2. Ottimo. Così e cos'ha? Allora, qua, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Questo discorso è effettivamente molto più lungo del normale perché... Ah, ma io ne avevo già uno sotto di pistone, vabbè, GG, ormai ci prendiamo quello che c'è. E il resto non ce lo prendiamo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Questo è il valzer del Mosheri. Non faceva così. Però vabbè, abbiate pazienza. E un deployer si chiamava con l'ambaradan. Deployer, io sbaglio sempre questi nomi perché... Ok, eccolo qua. No, cosa sto facendo? Allora, abbiamo bisogno di una chest. Il mese è a posto. Abbiamo bisogno di 1, 2, 3, 6. Però abbiamo bisogno di 6 chest. Forse non abbiamo 6 chest. Abbiamo bisogno anche di 6 pistoni e quelli forse li abbiamo ancora. Sì. Non ne restano moltissimi, ma poi ne faremo un po'. Forse un autocrafter di pistoni non sarebbe male come idea. Da impostare da qualche parte. 6 chest e 6x2, 12. Quindi devo anche craftare dell'altro legno. Mi sa che qua abbiamo sbagliato tutto nella vita. Allora, prendiamo innanzitutto tutte le ceste che ci sono. Perché allora, dammi qua e dammi qua. Chest 4 e una 5, quindi ce ne serve ancora una almeno. Ok, però adesso abbiamo bisogno di un altro legno perché altrimenti non abbiamo sufficienza. Papero, papero, papà, papparpa, 2, 3. Vabbè, facciamo così, che tanto basta che ce ne siano 6, poi dopo sistemiamo tutto. Ottimo. E qua ci siamo. Adesso avrei bisogno però di un po' più di mese, probabilmente perché non ce n'è chissà quanto, ma tanto abbiamo un po' di cristalli di mese, per fortuna. Il ferruzio qua. Devono così tanto di mese qua? Beh, meglio così. 36, dammene ancora un attimo. 54, ottimo. Con questi dovremmo avercene per un po'. No, non volevo selezionare quello, ma neanche quello. Volevo solo la mia manina bella e carina. Allora, andiamo giù qua in cantina a sistemare tutto quello che abbiamo preso.
Allora, nodo detector, ci sta che sia là. Ci sta che sia là. Adesso poi devo andare a controllare il testo preciso che aveva per no, per indicare il no, lo sto mettendo tutto sbagliato. Non sono più capace a fare niente. Ok, ora abbiamo bisogno di un deployer che metta appunto qui la. La cobblestone. Tanto per quelli non dovremmo avere problemi, basta spararci un po' di stack. Ma se nel prossimo episodio andiamo in miniera, come pensavo di fare effettivamente, perché sarà necessario farlo. Ci riforniremo di un fracco di cobblestone che possiamo andare a mettere qui assolutamente per i nostri deployer e per la nostra farm, e così ne avremo praticamente per sempre. Oh, mi sono dimenticato poi di mettere di attivare la World Anchor, anzi adesso andrò a farlo, visto che tanto abbiamo bisogno di leggere il necessario. No, mi sa che devo fare tipo un truschino. No, non ha funzionato. Vabbè, gira, 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 gira tondo. Casca il mondo. No? Sì, ma attaccati tu, porca la miseria cialadra. Ma dove è andato? Ma no, qua, vai. Ok, però deve essere solo verde. Passa solo dal verde, gli altri niente. E adesso facciamo tipo così. Ce la si fa? No. Però se un altro è rimasto attaccato, che è già meglio rispetto a quello di prima. Eccolo, infatti. Facciamo che toglierlo allora. Lo mettiamo di lato, perché sennò se devo staccare anche l'altro è più macello. Allora, facciamo così e poi 1, 2, 3. No, era giusto. Era giusto un 2. Allora, così. 1 così 1 ottimo. Questi dovrebbero essere ben sistemati. Sì. No, ho spento la luce. Vabbè, non sono più capace di accenderla. Oddio, accendiamo questa. Qua invece. Ma perché? Chissà perché il blu era attivo. Forse ho sbagliato a settarlo. Boh. Ok, allora là ci va della cobblestone, là ci va che si è impostato correttamente. Tra l'altro punta giusto? Sì, punta giusto. Punta giusto. Allora andiamo su, attiviamo la nostra World Anchor. Dove sei World Anchor dei miei stivali? Odio di doverla attivare ogni singola volta. Avevamo bisogno però di cosa? Ah, di leggere questo. Default mossy cobble. Default mossy cobble. Default mossy cobble. Andiamo a impostarlo qua. Allora. Default mossy cobble. Save. Allora, default mossy cobble. Ma forse aveva il Ctrl C, Ctrl V. Vediamo se. Allora, qua lo tiene, sì. Se faccio Ctrl V, ottimo. E l'ha salvato, vero? Sì. Ok. Ok. Mo. Ah, crepi, non mi ricordo più come era settato, se era tipo così. Devo tornare su assolutamente. Allora, piano terra. Si scendeva di là, faceva semplicemente il giro così, ottimo. Cantina. Allora.
Ok. Ok. Anche lui a posto qua al volo, infatti ho sbagliato tutto e facciamo l'ultimo qua. Allora 1 2 3 5. Ok, ma direi che l'acqua possiamo metterla, però dovrebbe essere tutto. No, è tutto a posto un Kaiser, perché ho bisogno ancora di mettere la cesta effettivamente. Ecco qua. Ok, qua dovrebbe poi andare la Mossi cobblestone, che non dovrebbe essere così tanto da riempire una chest così in fretta. E ci serve della cobblestone, effettivamente. E direi che andiamo a prendere su nel nostro scomparto della cobblestone, visto che ne abbiamo una buona abbondanza sul tetto. Ok. Le nostre gold chest. Qua no, perché abbiamo messo la compressed. Quindi allora, ognuno di questi sono 9 stack. 9 stack sono un deployer, quindi prendiamo 2, 3, 4, 5, 6. E così dovremmo avere abbastanza stone per tutti i deployer. E per una vita, perché 9 stack, prima che si facciano 9 stack di mossy cobblestone, ce ne va di tempo. Probabilmente non ci arriveremo mai in tutta la stagione di Mine Testita. Allora, facciamo che convertire questo appunto in 1, 2, 3, non mi ci sta già più nell'inventario, 4, allora, 1, 2, 3, 4, 1, ce l'avevo già. Adesso che abbiamo un po' di spazio in più, vediamo se ce la si fa. No, me ne mancano ancora due. Allora, uno, due qua, tre qua, quattro. Questo qua è poi l'ultimo. Poi ci spariamo un'altra compressed cobblestone. E via dicendo. Ok, ma andiamo qua. Sono 1, avessimo un inventario così piccolo, porca d'una miseria, sarebbe tutto più comodo. Allora, adesso posso sostituirlo con questo, perché tanto quella va là. Allora, quella va là. Pa, pa, parara, quella va là. Pa, parara, pa. Non faceva proprio così, ma noi ci accontentiamo. Ne mancano solo più 4. Mannaggia la miseria. Mi sa che finisco off camera sta roba qua. Ci vediamo tra un attimo. Ok, ciurma, eccoci qui ad approntare le ultime cose, cioè andare a mettere l'acqua in tutti gli spazi. E poi dovrebbe essere tutto a posto per far partire definitivamente la nostra farm di Mossy Cobblestone. E così viene inaugurata e speriamo che vada tutto alla perfezione. Qua teoricamente non dovrebbe tornare. No, qua dovevo mettere dei one way tube. No, perché qua ehi, devo disattivare questo. Questo deve essere attivo solo l'arancione. Ho messo delle cose incasinate. Allora, controlliamo. Qua non può tornare indietro perché c'è il one way. Qua non può tornare indietro perché c'è il one way. Qua devo impostare solo il rosso come funzionante. Sì.
Ok, e così non dovrebbero esserci problemi. Dovrebbe andare a finire tutta la... Allora, io adesso ho della mossa di cobblestone che vorrei lasciare in quella cesta, però non lo farò perché voglio lasciare un attimo FK questa farm per vedere come funziona e quanto funziona entro il prossimo episodio. E appunto rendermi conto di quanto possa essere efficace come layout e se per caso è da espandere un po' di più oppure meno. Detto questo, torniamo al piano terra. Qua c'è da sistemare un po' di roba, tra l'altro, perché qui là credo di aver lasciato in pratica della mossa di cobblestone un po' dappertutto, perché l'altra volta per farmarne un po' appunto avevo riempito tutto di mossa di cobblestone qua, se non ricordo male. Infatti ce ne sarà un po' ovunque e mi dovrò svuotare un po' le tasche visto che c'è di tutto e di più qua. Allora via 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 via, nello zaino qua ci va, no, non nel 2, nell'1 ci va. Questo lo ricarico. I lingotti van qua. La stone va qua. Potrei cuocere un po' di cobblestone effettivamente. Sta arrivando ancora roba? No. Allora faccio che far cuocere questa. Questi mesi con li mettiamo a posto e niente, io direi che per questo episodio possa anche essere tutto. Abbiamo un po' compiuto le grandi avventure della vecchia fattoria, io, no, della farm di Mossy Cobblestone e speriamo che vada tutto alla perfezione. Il layout qua funzionava, quindi direi che ha senso, se ne è fatta anche un'altra nel frattempo. E quindi vedremo alla fine quanto ha retto il tutto allo sforzo, diciamo, delle grandi quantità. Ci vediamo nel prossimo episodio, sabato prossimo. Statemi bene, vi invito a lasciare un mi piace come al solito e iscrivervi se per caso non l'aveste ancora fatto. E buona giornata a tutti. Ciao!